Hai battuto anche Bell. Si vede che nonostante tutto riesco ancora ad arrivare primo. È andata bene, potevi finire arrosto. Potevo finire arrosto. Già. Ma potevo anche farcela. Ero nelle prime posizioni e invece... Boom. È stata una iella maledetta. Eh sì, eri piazzato bene. Peccato che... Orwell ti sia piombato addosso. Sei venuto per rinnovarmi la proposta di correre per te, John? Perché no? Sai chi ha vinto? Weiss, quel tedesco che mi odia a morte. Oggi gli ero davanti e ti assicuro che non ce l'avrebbe fatta tanto facilmente a superarmi. Eh sì, è stato un vero peccato. Quanto zucchero ci ha messo. Mi ha detto che non so neanche da dove si comincia a pilotare una macchina. E oggi potevo dargli una lezione. Non illuderti. Kurt ha molta esperienza. Tu hai del fegato. È una delle tue doti, fegato e colpo d'occhio. Ma per il resto ti manca ancora troppo mestiere. Ma tu gliel'hai detto? Non è facile parlargli, mi sfugge continuamente. Appena cena qualcosa, mi pianta. Lascialo vivere nel suo mondo, è come Luis. Hanno le Pronto? cuffie del sangue. Sì, Forse dovrei fare per così. favore. Però John ti ama. Com'è? Cosa vuoi che È ti dica? partito? Non lo so. Ma ha lasciato detto dove andava? Sì, ho capito. Grazie. Magnifica! Vai! Guarda, guarda. John Scott in Marocco. Che cosa ci fai da queste parti? Sono venuto a prendere la risposta. Ah. Tesoro, amore mio. Che paura ho avuto. Ti dispiace andare a prendere un whisky? Vado. Whisky? Ma sì. Va due. Bene. Sei ostinato, Scott. Ma perché? Proprio io. Perché sei strano. Ah, un matto. Ecco finalmente una buona ragione. Sì, ma non è solo questo. Sai una cosa? Se volessi... Beh, me ne comprerebbe tre di macchine. Come vedi, i soldi non mi mancherebbero. Non basta avere delle macchine per diventare un pilota. Ci vuole qualcuno in cui credere. Ah, conosci le corde da toccare. Forza! Continua. Conosco quella sensazione che ti prende quando stai per farcela. E io invece, purtroppo, non l'ho provata. Se mi segui ti assicuro che la proverai prima di quanto credi. Se è così, ti rispondo che accetto, anche perché voglio battere Kurt Weiss. Davvero? Ma sì, certo che accetto. Ecco, a voi. Hanno ragione quelli che dicono che col caldo ci vuole l'alcol. È finita bene. Cosa è finito, amor mio? A che stai pensando, tesoro? Non hai capito niente, è finita tra noi due. Oh, Dusty, perché scherzi con queste cose? Lo sai che sono scherzi che non mi piacciono questi. Non sopporto l'idea di separarci. Dico sul serio. Dustin, ma perché? Cosa fai? Vieni qua! Che ti prende? Tanto un giorno o l'altro doveva succedere. No, no! Ti prego! Apri! Apri, apri! Lascia andare, Bell! Quando è finita no. Thank you.
Credevo che non venissi più. Com'è andata con l'impresario? Gli ho detto che lo lasciavo e basta. Tutto ok. Vabbè, andiamo. Aspetta! Eccolo là! Presto! Corri! Corri! Non ce l'abbiamo con te, messie, ma con questo imbroglione. Buono, Dodò. Ah, sì, eh? Con te, oh, che cazzo! Cuccialo! Lasciami! Si sta troppo! No, grazie. Non bevo mai mentre faccio il bagno. Non le piace, vero? Che cosa? Che io sia qui. Mi è assolutamente indifferente. Non ci credo. Lo sa che suo marito è molto in gamba? È uno che non scherza. Non fare questo, non fare quello. Ma fa così anche con lei? Un tempo, ora non più. Ma a lei che importa? Oh, niente. Oh, mi scusi, sono un po' nervosa. Capita, quando c'è guerra in famiglia. Glielo ha detto lui? No, John non è tipo da fare confidenze. Diciamo che io sono intelligente. È una vecchia storia. Non voglio che ricominci con le corse. Signora Scott, la sua non è un'impresa facile. Come pensa di impedirglielo? John sa quello che vuole. Sì, è vero. John sa quello che vuole. E allora? Scemo, idiota, stupido! Su, Mimì, dai, è uno scherzo, non essere arrabbiata. Vieni. Ma guarda, guarda il vestito appena stirato e smettila di ridere. Mimì, com'è l'acqua? Vestita dovrebbe essere più calda. Ah, oh, come sei spiritoso. Ma su, su, è uno scherzo, no? Sì, dai. Come ti dicevo, la nuova macchina non è ancora perfettamente a punto. Ma mi hanno assicurato che per la prossima corsa potrà essere messa in pista. D'altra parte, non voglio forzare i tempi per non compromettere i risultati. Né voglio presentarmi con una macchina che non abbia prima subito tutti i controlli e i collaudi. Già, però intanto Kurt Weiss seguita la classifica. Sì, lo so. Secondo me la cosa non deve preoccuparci. Il campionato piloti è appena cominciato. Che ne dici? Ehi, Joe, dico a te. Eh? Ah, sì, sì, certo. Parola mia, non sposerei mai un'americana. Specialmente un'americana ricca, poi. Per carità. Atteggiamento tipicamente inglese. No, scozzese. Ecco perché non accetti il matriarcato. Ah, no. Certo che no. Sheila? Sheila! Sì? Che ne dici di Dusty? Non ti sento! Dustin! Dustin cosa?
Che ne pensi? Allora? Cosa vuoi che ne pensi di Dusty? Insomma, che impressione ti ha fatto? Perché? Doveva farmi un'impressione particolare. Ma no, era una semplice domanda. Al solito, le tue domande hanno sempre un doppio senso. Vero, John? John, hai sonno? Vuoi che spenga la luce? Fa quello che vuoi. John. Sì? Ho deciso. Non me ne vado, rimango con te. Finché tu mi vorrai, io non ti lascerò. Sperando che un giorno abbandoni le macchine. Sheila, mi spiace molto toglierti questa speranza, ma seguiterò la mia strada. Credo di amarti ancora. No, cara, no, tu non mi ami. Tu non ami niente, tu vuoi solo averle le cose. Non è giusto quello che dici. Non me lo merito, John. Può darsi. Comunque ricordati le regole del gioco.